fantastico. Allora, a parte l'accoglienza, proprio anche le persone, noi parliamo con la gente, ascoltiamo le persone. La cosa più bella di far politica non è il risultato finale, ma è proprio farla, se la fai in forma gratuita e se la fai senza secondi fini. L'obiettivo mio è quello di dare una politica, fare una politica per i prossimi 20 anni e pensare ai bambini, cioè il futuro dei bambini. E credo che riguardi tutti, non è una questione di appartenenza politica. Se invece che fare dare gli esempi di battaglie continue, di offese continue, dovessimo dare esempi soltanto di cose fatte, di persone che sanno fare le cose, forse l'Italia sarebbe un milione. E come si costruisce un futuro bello per i bambini di oggi? Si costruisce parlando intanto di cose serie, dando gli esempi, dicendo cose chiare, non stando a offendere gli altri, ma a raccontare realmente le idee di ognuno. Io sono tutto qua per raccontare le mie, ma soprattutto anche testimoniando con gli esempi, non soltanto con le chiacchiere. Per cui penso proprio che dobbiamo immaginare un futuro che i bambini, diciamo, dovranno vivere, per cui immaginare un mondo migliore, ma lo facciamo come? Ecco, la domanda è, lo facciamo attraverso le persone che sanno fare le cose. Dobbiamo rimettere il buon senso al centro di tutto. Dobbiamo dare spazio ai meritevoli. Se voi andate da un medico e chiedete di chi è figlio, che partito è, gli chiedete che sia bravo. Ecco, dobbiamo tornare a fare questo semplice ragionamento e rispettarci tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche. Il rispetto è una delle cose fondamentali. E poi io aggiungo, ci vuole il coraggio. Per tutta l'Italia. Ci vuole il coraggio per le persone che ci sono come me, sempre voltate dall'altra parte. Io ho sempre fatto l'imprenditore, non ho mai fatto politica, faccio il sindaco da 7 anni, però prima non ho mai avuto una testa da politica, non ho mai appartenuto. E facevo il mio dovere, pensavo che la politica, insomma, non mi era mai piaciuta tanto, votavo un po' tutti i partiti. Poi mi sono trovato a fare il sindaco e ho capito invece che tutto il paese è così, non era solo Venezia, è il paese che proprio non siamo capaci di efficientare, non riusciamo a organizzarci. Non è questione che qualcuno è cattivo, è che proprio alcuni senza nessun merito, senza nessuna esperienza, fanno i ministri, fanno le leggi, questa cosa qua danneggia tutti. Allora, al di là del vecchio passato, tiriamo una linea. Se dobbiamo mettere un ministro della salute, mettiamo un medico, mettiamo un professore, uno scienziato. Se dobbiamo mettere un ministro ai lavori pubblici, mettiamo un ingegnere, un architetto, un impresario, edile, che le cose le sa fare. Mettiamo le persone giuste al posto giusto. Sindaco, il modello è sovrapponibile anche ad un'amministrazione locale, come la sua? Sì, parliamo la stessa lingua con Brugnaro, naturalmente è un'amministrazione che sta sperimentando il modello di una figura di una persona che da 10 mesi sta qua, prima non faceva politica, vengo dal mondo imprenditoriale, ma condivido appieno le riflessioni del sindaco. Se non si tocca con mano chi ogni giorno fa le cose, non si possono dare quei messaggi giusti. Poi c'è il tema di chi ti rivolge, la società, ma non soltanto i giovani, gli anziani, tutti i cittadini. Noi qui, a differenza di altri, forse dobbiamo recuperare una città che è stata fondata su quelli che sono i bisogni, su quelli che sono le difficoltà dei cittadini. In realtà il modello è inverso, bisogna passare dall'assistenzialismo a creare attività sfruttando le bellezze che ha. Abbiamo il sindaco di Venezia, noi siamo qui a Manfredonia, sono onorato che il sindaco di Venezia gli piace Manfredonia, però dobbiamo valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze. Penso che questa idea comuni ci possa già far fare un pezzo di percorso assieme. Grazie.